Buonasera e benvenuto, il mio benvenuto a tutti e a tutte da parte dell'Oppure. E questa sera, come tutte le altre, durante tutti gli altri appuntamenti di Respirare Aviano, siamo ospiti della pagina Facebook di Respirare Aviano. Io sono Anita e faccio parte del consiglio direttivo dell'Oppure e questa sera vi introdurrò un pochino alla serata. Che c'era la settimana scorsa, mi ha già incontrata. La settimana scorsa il secondo appuntamento di Respirare Aviano è stato dedicato alla storia. Quello di questa sera è il terzo appuntamento, il penultimo, e sarà dedicato a un tema che l'Oppure non ha forse mai affrontato direttamente, però che crediamo possa essere insomma di vostro interesse. Per affrontarlo abbiamo un ospite che alcuni di noi già conoscevano, un ragazzo che è originario delle nostre zone, ma che ha fatto un percorso di tutto rispetto, sia di studio che lavorativo. Si chiama Tommaso Manzon e lo inviterei a presentarsi brevemente prima di iniziare. Grazie Anita. Sì, allora presento la svelta. Io, come hai detto giustamente, sono delle vostre parti perché ormai vivo lontano da Pordenone da 10 anni. E, sono pordenonese, nato a Pordenone, però di madre avianese, quindi posso dire di essere mezzo avianese o ancora zia e Perfetto. nonna ad Aviano. E Ok. adesso vivo a Monza, ecco, nel milanese. Quindi magari anche se il tema non è proprio, diciamo, tipico rispetto a quello che può essere il tipico tema che tratta l'Oppure, abbiamo comunque trovato un relatore che è invece molto, invece strettamente legato a doppio filo al nostro territorio, al territorio in cui operiamo in generale. Un prodotto locale, diciamo. Esatto, è proprio così. E magari ci spiegherai più tardi o anche alla fine se il pubblico avrà voglia di saperne un po' di più, eventualmente il tuo percorso di studio, anche dove hai deciso di andare a vivere negli ultimi anni. E prima di iniziare, ricorderei al nostro pubblico e anche alle persone che sono qui in chiamata che è possibile porre delle domande in qualunque momento durante la serata. E se ci state seguendo da Facebook potete scrivere un commento proprio sotto al video, poi noi provvederemo a raccogliere le domande e a porle a Tommaso. E, vi ricordo ancora che il ciclo di incontri Respirare Aviano non si conclude questa sera, ma continuerà anche la settimana prossima con l'ultimo incontro di cui vi parleremo alla fine. E, a questo punto non mi resta che dare la parola a Tommaso e noi ci risentiamo alla fine. Tommaso, sei pronto? Yes, ci Ottimo. siamo. Buon ascolto a Bene, tutti. grazie mille dell'introduzione. Io sì, vabbè, non vi voglio tediarmi raccontandovi il mio curriculum, però una premessa la faccio perché, rispetto al mio percorso, perché è importante per spiegare un po' cosa voglio fare con voi questa sera. E, nella pubblicità dell'evento c'era scritto che sono dottore in teologia, è vero. Però, diciamo, questa è metà della mia, come dire, specializzazione, perché nella vita, ho studiato e sto ancora studiando, adesso lavoro nel Dipartimento di Filosofia dell'Università di Trento, ho studiato appunto sia teologia che filosofia in maniera, diciamo, un po' così discontinua, le due cose si sono intrecciate per strada. Allora, perché questo è importante per quello che voglio fare stasera? Perché stasera mi presento come filosofo in realtà, cioè sono sempre la stessa persona, non è che si possano scindere due Tommasi ovviamente, però voglio dire, questa sera vorrei parlarvi di una cosa, parlarmene con un approccio filosofico, poi vediamo anche che cosa questo significa nello specifico. E vorrei aggiungere che per me è un po' un esperimento, perché? Perché intanto è la prima volta che mi trovo a parlare così, in un setting come questo, che non è né accademico né ecclesiastico, diciamo. E poi perché appunto è la prima volta che provo a ragionare nei termini di quello che proverò a fare questa sera.
A me piace quando lavoro, quando devo scrivermi qualcosa, quando devo presentare un paper, mi piace molto lavorare di precisione, leggere i testi, portare delle citazioni, andare a vedere le cose. Invece questa sera proverò a fare un po' l'esercizio opposto, cioè nel senso che volendo affrontare il tema della serata proverò a dipingere, come dire, delle tendenze, no? Dipingere dei quadri. Molto ampi, no? Sperando che ovviamente abbia senso, cioè che quello che dico faccia scattare delle cose in chi mi sta ascoltando. Allora, andiamo avanti. Che cosa vuol dire che questa sera facciamo della filosofia? Allora, spieghiamo che cosa fa un filosofo e che cos'è la filosofia, che cosa vuol dire fare filosofia. Non è una cosa semplicissima. Io mi ricordo che una delle prime lezioni che ho fatto a Padova, dove ho iniziato i miei studi, c'è questo professore, c'è ancora, professor Luca Letterati di filosofia teoretica, inizia il corso, noi eravamo quasi tutti studenti del primo anno, e dice, quando ci chiediamo che cosa vuol dire fare filosofia, stiamo già facendo della filosofia, stiamo già facendo una domanda filosofica, perché ci stiamo già interrogando su che cos'è qualcosa, no? Con amore, appunto, stiamo facendo della filosofia. E questo apre a molte diverse interpretazioni su qual è il mestiere del filosofo, cioè qual è lo specifico del filosofo. Ora, io qua non voglio, non posso cercare di darvi una definizione, insomma, non è questo il punto, però vorrei, come dire, puntualizzare un aspetto, cioè almeno una cosa che vuol dire fare filosofia e che è quello che voglio fare questa sera, e che è il fare chiarezza. Cioè, nel senso, c'è tutta una scuola di pensiero per cui fare filosofia non è tanto cercare di propone delle teorie sulle cose, no? Però è cercare di fare chiarezza su che cosa? Sulle connessioni, sulle relazioni, sul contorno delle cose, no? Più che sul che cosa le cose sono nella loro essenza, in qualche modo. E quindi anche, per esempio, per avvicinarci al tema di questa sera, fare chiarezza su quello che succede a un certo punto, no? Sugli eventi storici. Fare chiarezza su, come dire, le dinamiche che attraversano gli eventi storici e come li possiamo leggere. Un grande filosofo del XX secolo avrebbe detto che, parafrasando quello che ha detto un grande filosofo del XX secolo, in questo senso fare filosofia è fare chiarezza su qual è la situazione sotto il cielo, su qual è il caos sotto il cielo, diciamo. E in realtà è un modo molto antico di fare filosofia. È un po', potremmo dire che è un modo old school di fare filosofia, perché è un po', come dire, sul modello Piazza del Mercato di Atene, V-IV secolo avanti Cristo. Cioè, nel senso che alla fine quello che faceva Socrate era un po' questo, cioè attaccava a bottone con qualcuno, si discuteva di, che ne so, che cos'è il coraggio, che cos'è il bene, no? Cose così, che poi potete leggere nei dialoghi socratici. E poi si fanno delle proposte, no? Per me il bene è questa roba qui. Ok, se è questa cosa qui, proviamo a sviluppare le implicazioni, vediamo se questa affermazione regge, no? Ok, non regge, andiamo avanti. E poi, come spesso succede, nei dialoghi socratici si arriva ad un punto in cui la discussione si esaurisce, no? Ci si rende conto che si è arrivati come dire, a una pausa, no? A una milestone, si dice in inglese, adesso non mi viene come si dice in italiano. E non si è risolta la domanda, la si è sviluppata, non si è risolta, però abbiamo comunque imparato qualcosa. Perché? Perché abbiamo scartato delle opzioni che non ci convincono. Magari abbiamo un'opzione che ci convince, ma dobbiamo svilupparla fino in fondo. Ecco, questa sera è precisamente questo quello che voglio fare con voi, cioè interrogarci su una domanda, farci una domanda, cercare di fare chiarezza su che cosa potrebbe essere una buona risposta a questa domanda e poi provare a sviluppare delle proposte utilizzando Matrix e poi ci arriviamo. Quindi, se questo esperimento funziona, non dovrebbe essere solo un passaggio di contenuti, cioè io vi dico delle cose, anzi, probabilmente dirò delle cose anche abbastanza banali che potreste anche aver sentito dette molto meglio, in maniera molto più approfondita da altre parti. Però, se funziona, non sarà solo uno scambio di contenuti, però anche un esercizio. Cioè, noi alla fine, tra mezz'ora, quando avremo finito di parlare,
dovremmo aver fatto chiarezza, quindi essere anche cambiati in qualche modo, rispetto alla domanda di questa sera. La domanda di questa sera è chi o che cosa siamo noi? Che cos'è la natura umana, potremmo anche dire. Allora, messa così, voi potreste dire, ma siamo sicuri che non ci siano cose più importanti di cui parlare? Cioè, nel senso, vabbè, ok, che cos'è l'uomo, chi è l'uomo, tutto bello, però è un po' astratto, no? Come dire, un po' vago. O magari non è molto urgente, semplicemente. Abbiamo problemi più pratici a cui dover rispondere. E invece, secondo me, questa domanda è una domanda che è sempre all'ordine del giorno, e specialmente oggi. Perché una persona che non comprende bene se stessa, non comprende bene neanche le proprie relazioni. E quindi è destinata a relazionarsi male con tutto il resto, con le altre persone, con il proprio contesto sociale, con gli oggetti anche, no? Con le altre forme di vita, con tutto quello che vi pare e anche con essa stessa. E quindi fare chiarezza su questo punto, significa in qualche modo, nella misura in cui si riesce a fare chiarezza, abbiamo già detto che questa è una domanda che non esauriamo stasera, ovviamente, come si potrebbe, però fare un po' di chiarezza su questa domanda significa fare chiarezza su tutto, in un certo senso, cioè sul modo in cui ci relazioniamo a noi, sul modo in cui ci relazioniamo alla nostra famiglia, ai nostri amici, ai nostri colleghi, insomma, tutto quanto quello che segue, e non solo per quanto riguarda le relazioni umane. E come proverò ad argomentare in un momento, tra un momento, questa domanda è in particolare all'ordine del giorno oggi perché secondo me c'entra un sacco con gli eventi che stiamo vivendo e in particolare, sembra quasi banale, però bisogna parlarne, l'epidemia di Covid. Allora, adesso vi cito una cosa su cui poi torniamo, ma che mi serve per spiegare un po' meglio perché faccio questa connessione. Nell'aprile dell'anno scorso, lessi sul Guardian, questo insomma grande quotidiano inglese, un'intervista a un biologo americano, no? Un certo Thomas Lovejoy. Io non l'avevo mai sentito nominare prima, però insomma nell'intervista veniva presentato come un big, addirittura, dato che poi ho verificato, è l'inventore del termine biodiversità, tanto per capirci. E ovviamente gli chiedevano un commento sull'epidemia, no? E poi un'intervista molto interessante che sviluppava tutta una serie di punti critici, sollevava molte domande, però c'è un momento in cui Lovejoy dice una cosa che mi è rimasta impressa, quindi sono andato a tirarla fuori. Lui dice: il Covid non è una sorta di vendetta della natura, siamo noi ad essere la causa del nostro male. Bene, come si incrocia questa cosa con la domanda sulla natura umana? Perché Lovejoy, poi lo sviluppa e ci torniamo, però fondamentalmente dice alla radice del Covid c'è una relazione sbagliata, in questo caso con la natura, con il nostro ambiente naturale. E io sostengo, e cercherò di discuterne con degli esempi, che questa cattiva relazione con il nostro ambiente naturale, che fa parte solo di un insieme complessivo di cattive relazioni che secondo me noi come singoli e società, perlomeno come singoli e società europee, che poi io non ho vissuto in altre parti del mondo, però in Europa penso di poter dire questo, abbiamo un sacco di relazioni sbagliate in tutti i sensi, inclusa e non soltanto quella verso l'ambiente naturale. Tutto questo è radicato nel fatto che facciamo molta fatica in questo momento a capire con chiarezza chi siamo noi. E questo produce degli effetti a cascata su tutto il resto. Effetti che purtroppo possono avere anche degli esiti disastrosi. E il Covid è soltanto un esempio che facciamo perché, insomma, ci stiamo dentro in questo momento. Quindi alla base del Covid c'è anche un problema di identità e un modo di leggere la cosa, mettiamola così. Ma allora, qual è la radice di questo problema di identità, cioè, o meglio ancora, in che cosa si concretizza l'incapacità a dare una risposta alla domanda su chi siamo noi? E in che modo poi questo, tra le altre cose, causa il Covid? Allora, qui entra in gioco Matrix.
Perché poi tra poco vedremo un video, preso una clip presa dal film, dove viene detto una cosa che secondo me è importante, ci mette sulla traccia per sviluppare il nostro tema. Perché utilizzare Matrix e non semplicemente dire c'è questa cosa qui? Perché Matrix è un esempio concreto della nostra autocoscienza, cioè di quello che noi pensiamo. Su di noi in questo periodo storico. Ed è un esempio concreto, se ne potrebbero scegliere altri, dove però questa autocoscienza viene fuori molto bene, molto chiaramente, perché è un film molto ragionato, in mezzo a migliaia di proiettili sparati e persone che tirano cazzotti attraverso i muri, che è il motivo per cui siamo andati a vedere Matrix, ma dopo dentro c'è anche tanto pensiero. Mi spiego un po' meglio. Le opere d'arte sono ovviamente il prodotto della cultura in cui vengono messe insieme. E quindi, questa è una cosa abbastanza banale, non dico niente di nuovo. E quindi noi, esaminando le opere d'arte, possiamo cogliere qual è l'aria che si respira in un determinato momento storico. Non solo, le opere d'arte, e con questo intendo veramente tutto, cioè arte, non dobbiamo pensare solo a, che ne so, Van Gogh, cioè anche cose prosaiche come i fumetti, come i videogiochi, anche le serie TV di intrattenimento ci consentono, anzi, forse addirittura le cose, tra virgolette, basse ci danno anche una prospettiva più ampia sulla nostra epoca spesso, quindi indipendentemente dal valore artistico. Però andare a vedere queste cose ci consente di guardarci allo specchio in qualche modo, cioè di vedere in che modo noi articoliamo la nostra esistenza in un periodo, in un luogo, in uno spazio determinati. E questo ci consente non solo di capire, ma anche di fare degli esperimenti, no? Cioè, è stato un grande studioso della letteratura, Walter J. Jung, che diceva che i libri, ma vale anche per i film e altro, i libri sono dei simulatori di volo per la vita. Bellissima sta cosa, almeno a me piace. Cioè, nel senso che quando uno legge un libro, no, può fare un esperimento, è come una simulazione di volo, non è come far volare l'aeroplano, quella è la tua vita, no? Però, come dire, il libro ti consente di prendere le misure o di riflettere così a freddo su determinate situazioni e chissà che poi non ti aiuti quando effettivamente quelle situazioni si presentano. Quindi Matrix ci consente di guardarci allo specchio, ci consente di riflettere su quello che vediamo, che sentiamo, no? Quando guardiamo questo specchio, ci consente anche di fare degli esperimenti con quello che viene fuori, che non è solo un esperimento nel senso appunto di confrontarsi con una situazione, è anche un esperimento nel senso di chiedersi: ma questa roba è vera? Cioè noi ci pensiamo così, noi vediamo questo, ma è giusto? Corrisponde alla realtà? Ecco, ma poi ancora, e poi arrivo al dunque, perché Matrix? Perché nonostante sia un film che ormai ha 22 anni, quindi non è nuovissimo, però a mio parere Matrix è un film molto ragionato, lo dicevo, questo indubbiamente è stato molto analizzato, perché insomma sicuramente chi l'ha scritto ha fatto un lavoro importante nel prepararlo. Però è soprattutto un film che, pur essendo stato fatto nel 99, si confronta con delle problematiche e una situazione sociale tutto sommato non molto diversa dalla nostra. 21, 22 anni sono successe di tutti i colori, però alcune questioni fondamentali con cui il film si confronta, no? La tecnologia che è onnipresente, che sfugge al controllo, l'uomo che si è smarrito e non riesce a capire bene più dove si collochi all'interno del suo spazio, no? E l'incombere di una catastrofe soprattutto, che c'è per tutto il film, per tutta la trilogia, perché poi Matrix appunto ha due seguiti e il quarto film esce quest'anno, tra l'altro, quindi forse non sono l'unico a pensare che sia come dire, ancora sul pezzo la storia di Matrix. Insomma, tutte queste cose riflettono anche molto la situazione in cui viviamo noi, per cui Matrix è ancora utile, secondo me, per fare dei ragionamenti pertinenti. Ed è un film che ha fatto scuola, cioè è pervasivo proprio nella cultura Matrix, specialmente forse di più in quella anglosassone, però sicuramente anche nella nostra. L'esempio
classico che si può fare è la metafora della pillola rossa. C'è questa famosissima scena nel film dove il coprotagonista dice al protagonista: guarda, ci sono queste due pillole, c'è cioè la pillola blu e la pillola rossa. Se mangi la pillola blu, vai a dormire e ti dimentichi che ci siamo conosciuti, no? E la tua vita va avanti come prima. Se invece prendi la pillola rossa ti fa, dice nel film il personaggio, ti farà vedere quanto è profonda la tana del bianconiglio, no? Alice nel Paese delle Meraviglie. Cioè, se prendi la pillola rossa, vedrai come la realtà è veramente, la tua vita cambierà per sempre. Ovviamente il protagonista prende la pillola rossa, eccetera, eccetera. Ecco, to be red pilled è diventata un'espressione da vocabolario in inglese, cioè per dire un momento nella vita in cui la tua esistenza è cambiata, cioè non sei più riuscito a guardare la vita come prima, no? Vi cito questa cosa e poi veramente andiamo a vedere per l'esempio di Matrix che voglio usare. Mi ricordo che una volta ho letto un articolo dove era un dossier su uno dei leader della destra radicale americana, quelli che insomma di recente si sono distinti per aver preso d'assalto il Campidoglio, e questo qui diceva che lui era stato red pilled appunto quando all'università aveva assistito a una lezione su Nietzsche e aveva capito che la democrazia liberale, la società occidentale attuale erano tutto un mucchio di cavolate, tutto un mucchio di balle, no? Quindi vabbè, ve la lascio lì, cioè decidete voi come vi ponete davanti a questa cosa, però è un esempio che vi porto per dire Matrix è ancora con noi dopo 22 anni e secondo me con ottime ragioni. Allora, faccio giusto un breve riassunto, adesso tra poco vedremo questo video, vi do un po' di contesto anche perché magari c'è chi Matrix non l'ha mai visto e quindi si sta chiedendo di che diavolo stia parlando. Allora, Matrix è un film di fantascienza, è ambientato nel futuro prossimo e gli esseri umani, cosa è successo? Hanno creato l'intelligenza artificiale. Come in ogni film di fantascienza che si rispetti, l'intelligenza artificiale è andata fuori controllo ed è successo un macello, no? Però la cosa interessante, e la premessa del film, è che al contrario di Terminator, no, dove c'è Skynet che comincia a tirare i missili atomici a manetta e quindi fa fuori gli esseri umani in un nanosecondo, in Matrix, inizia una guerra di lungo corso tra le macchine e gli esseri umani. E a un certo punto gli esseri umani cosa fanno? Oscurano il sole. Non viene spiegato come nel film, però viene spiegato che a un certo punto oscurano il sole. Perché? Perché la nemesi meccanica della specie umana è a emissioni zero e quindi va a energia solare, ovviamente, bontà sua, no? E allora gli esseri umani tagliano questa risorsa energetica, no? Allora le macchine che si vedono a mal partito cosa fanno? Decidono di trasformare la razza umana in delle batterie viventi. Quindi gli esseri umani ancora vivi vengono presi, vengono chiusi dentro degli uteri meccanici, vengono fatti crescere in degli uteri meccanici, dentro una sorta di liquido amniotico, e sono collegati a dei tubi che estraggono il loro calore corporeo per alimentare le macchine. Questi esseri umani che passano tutta la vita all'interno di questi uteri sono addormentati all'interno di una realtà virtuale, che è il Matrix, la Matrice, che è la fotografia del 1999, ricreato, appunto, simulato nelle menti di queste persone. Fuori dalla simulazione ci sono ancora degli esseri umani in lotta contro le macchine che cercano di liberare le persone contenute all'interno del Matrix. Quindi il film si sviluppa su quello che c'è fuori e quello che c'è dentro la simulazione. E il protagonista è uno che viene appunto tirato fuori dalla simulazione, eccetera, eccetera. Bene, venendo finalmente a questo clip che adesso vedremo, che cosa sta succedendo immediatamente prima dei 2 minuti di video che vedremo? Il cattivone del film, l'agente Smith, che in realtà fa parte della simulazione, ma è un antivirus, quindi appare come un essere umano, no? Come il Man in Black, un po' tipo Will Smith in Man in Black, no? Agente della CIA, roba così, però in realtà è un antivirus. Quindi è una macchina che deve uccidere gli infiltrati che entrano dentro la simulazione per liberare gli esseri umani. Cattura uno dei protagonisti e lo interroga, vuole sapere delle cose, no? Però, visto che questo antivirus è un po' filosofo, si lancia in delle speculazioni mentre l'altro, tra l'altro, non lo può neanche ascoltare. Questa cosa non l'ho mai ben capita. Però Smith, in questa scena,
chiaramente costruita per poter dire queste cose, dice una serie di cose interessanti. Noi adesso guardiamo la clip, però vediamo soltanto la prima parte, quando appunto si arriva al dunque che ci interessa, e poi riprendiamo da lì. Desidero condividere con te una geniale intuizione che ho avuto durante la mia missione qui. Mi è capitato mentre cercavo di classificare la vostra specie. Improvvisamente ho capito che voi non siete dei veri mammiferi. Tutti i mammiferi di questo pianeta, d'istinto, sviluppano un naturale equilibrio con l'ambiente circostante, cosa che voi umani non fate. Vi insediate in una zona e vi moltiplicate. Vi moltiplicate finché ogni risorsa naturale non si esaurisce. E l'unico modo in cui sapete sopravvivere è quello di spostarvi in un'altra zona ricca. C'è un altro organismo su questo pianeta che adotta lo stesso comportamento. E sai qual è? Il virus. Gli esseri umani sono un'infezione estesa. Un cancro per questo pianeta, siete una piaga e noi siamo la cura. Perché il siero non funziona? Perché gli facciamo la domanda sbagliata, probabilmente. Lasciatemi con lui. Andate. Ok, eccolo qui. Che cosa ci dice il nostro specchio, il nostro partner socratico? Che siamo dei virus. Questa è la risposta dell'agente Smith alla domanda su qual è la natura umana. Siamo essenzialmente dei distruttori. Questo è quello, come dire, se accettate le premesse del mio discorso, che la razza umana, perlomeno parte di essa, dice a se stessa nel 1999. E che in parte si dice tuttora, probabilmente, quantomeno a livello implicito. Però, senza fare troppi passi avanti, analizziamo un attimo quello che ci dice Smith. Allora, noi non siamo mammiferi, siamo dei virus. Questa intanto non è una constatazione, non è una semplice constatazione, ma è un'accusa di ordine morale, perché lui dice: siete dei virus, siete un cancro, che non è un virus, evidentemente, e noi siamo la cura. Quindi è un'accusa. Siamo degli organismi di fatto estranei al nostro stesso ambiente, lo distruggiamo e se fossimo cancellati dall'esistenza, nessuno fondamentalmente ci rimetterebbe, più o meno come se noi domani cancellassimo il cancro, non ci fosse più il cancro. Quindi è un'accusa morale, prima di tutto. E poi è un'accusa, come dire, dove le parole sono importanti, no? Il virus. Io mi ricordo, avevo questa memoria mentre preparavo l'intervento, che durante una delle prime lezioni di biologia fatte alle superiori, materia in cui facevo abbastanza schifo, prometto, quindi qua sto un po' sconfinando in un campo che non è il mio, spero di non dire cavolate. Facevo abbastanza schifo in biologia, però mi ricordo di questa cosa. Forse era proprio la prima lezione, no? In cui la professoressa ci dà una serie di criteri che definiscono che cos'è una forma di vita. Per esempio, non so, la capacità di riprodursi, adesso non sono andato a ritrovarli, ad essere sincero, no? E poi ci dice questa cosa che a me è rimasta impressa a 12-13 anni di distanza. I virus non sono forme di vita. Quando andavo a controllare, perché? Perché non hanno tutti i criteri, non hanno tutti i criteri necessari per essere considerati vita. Allora, quando stavo preparando l'intervento, siccome non è il mio campo, ho detto: aspetta, prima di dire qualche stupidaggine, andiamo a controllare questo dato. Ho scoperto che le cose sono un po' più complicate di così, nel senso che c'è chi dice sì, c'è chi dice no, però mi pare di aver capito che il consenso scientifico sull'argomento è che i virus sono sull'orlo tra la vita e la non vita, cioè nel senso che hanno alcune caratteristiche, non le hanno tutte,
Però insomma, penso che poi c'è qualcuno che ne sa di più e sta ascoltando, mi corregga per l'amor di Dio, però penso che sia lecito concludere sui Vions che, come dire, non sono pienamente animali, almeno questo lo possiamo sicuramente dire. Quindi attenzione, che cosa c'è? Cioè, se noi mettiamo, implementiamo questa informazione dentro l'accusa di Smith, che cosa significa questo? Significa che Smith sta negando la nostra piena animalità. Appunto, voi direte, l'aveva già detto in fondo, no? Noi non siamo mammiferi. Quindi siamo qualcosa di meno appunto dell'animalità, siamo qualcosa di meno addirittura della vita, forse, e siamo un pericolo. Siamo un pericolo moralmente connotato, quindi non siamo semplicemente un animale fastidioso, no? Nessuno direbbe sterminiamo le zanzare perché ci pungono, cioè forse qualcuno lo dice, però è evidente che non ci mettiamo effettivamente a sterminare le zanzare perché sono fastidiose per noi. Intuiamo che se lo facessimo ci sarebbero delle conseguenze, mentre non ci facciamo lo stesso problema con i virus, no? Qualche giorno fa ascoltavo un'intervista a un docente dell'Università di Padova che parlava del Covid e gli chiedevano: ma è possibile sterminare il Covid? E lui ha detto: in teoria sì, però è molto difficile perché i virus sono molto resilienti. Ci siamo riusciti col vaiolo, siamo riusciti a sterminare il vaiolo, probabilmente col Covid non ce la faremo, ma l'importante è contenerlo. Attenzione, quindi il vaiolo l'abbiamo sterminato. Col Covid è difficile, ma se ci riusciamo meglio. Quindi questo è quello che Smith sta dicendo a noi ed è quello, secondo me, che in qualche modo noi diciamo a noi stessi e sulla base della quale noi agiamo. Magari non tanto come singoli, però come società lo stiamo facendo, secondo me. Però, come dire, abbiamo detto che questa è una discussione che avrebbe l'ambizione di essere socratica, anche se in realtà ci sono solo io che parlo, ma nello spirito di Socrate, fatta un'affermazione, bisogna provare a discuterla. Non basta dire, ah, siete dei virus. E no, piano, cioè nel senso, portami delle prove, no? Fammi vedere che effettivamente questa cosa tiene botta rispetto alla realtà dei fatti. Allora torniamo, lasciamo un attimo indietro Matrix. Torniamo all'intervista che citavo all'inizio di questo Thomas Lovejoy al Guardian. E lui diceva, ricordate, il Covid non è una vendetta della natura nei nostri confronti, però è un evento che abbiamo causato noi, quindi noi siamo causa del nostro male. Perché dice questa cosa? Sempre Lovejoy dice: questa pandemia è la conseguenza della nostra persistente ed eccessiva intrusione nella natura. Era soltanto una questione di tempo prima che succedesse qualcosa del genere. Allora, qui è interessante perché Lovejoy fondamentalmente arriva alla stessa conclusione di Smith, cioè non siamo riusciti a costruire un equilibrio, o forse c'era e poi l'abbiamo perso, e quindi ci sono delle conseguenze per questo. Distruggiamo e, come dire, ci arriva addosso qualcosa che è la, come dire, la causa diretta delle nostre azioni. Però la cosa su cui vorrei ragionare, che mi sembra interessante, è che Lovejoy sembra partire da una premessa che è diversa da quella di Smith. Cioè, Smith dice: siete meno che animali, siete analoghi ai virus, vi comportate come tali. A me sembra che Lovejoy invece arrivi a, come dire, a constatare la distruttività umana a partire da una premessa differente, da una diversa, appunto, visione di che cos'è la natura umana, una diversa risposta alla domanda sulla nostra identità. Poi questo nell'intervista è più evidente, però volendo cercarla di catturare, io direi che l'immagine che Lovejoy elabora, che secondo lui sta alla base, no, del nostro comportamento, è quella dell'uomo come Dio. Cioè, l'uomo, in che senso come Dio? Che pensa che tutto sia a sua disposizione, che se c'è una cosa la può prendere, senza che ci siano delle conseguenze. Incluso anche, sebbene questo lui non lo dica, ma lo aggiungo io, anche se stesso. Quindi, come dire, come Dio, no? Perlomeno nell'immaginazione, potremmo dire, della tradizione
biblica, ecco, in senso largo, cioè è una realtà che non dipende da altro. Quindi quando dà qualcosa lo fa come un dono, perché non ha bisogno, no? Non è tenuto a dare quella cosa e quindi al contrario, se vuole prendere lo fa, perché appunto non è tenuto, no? A rispettare in qualche modo, non nello stesso modo perlomeno in cui noi siamo tenuti a farlo, no? A livello orizzontale, diciamo a livello delle creature, si direbbe in un linguaggio teologico, ecco, l'uomo pensa di essere quella cosa lì, pensa di avere tutto a disposizione, pensa di essere completamente a disposizione di se stesso, pensa di poter prendere senza dover renderne conto neanche a Dio, perché uno potrebbe dire Dio non c'è, ma senza dover renderne conto al proprio ambiente, a quello che sta intorno a sé. Tra l'altro interessante perché Lovejoy dice che il Covid è è il risultato della nostra persistente e distruttiva azione nella natura. Molto interessante perché fa una distinzione. Noi potremmo dire, ma scusa, anche noi siamo natura. Qualunque altra cosa siamo, siamo degli animali, no? Siamo dei mammiferi, insomma, Smith lo mette in dubbio, però, come dire, noi potremmo dire anche noi siamo natura, no? E Lovejoy sicuramente direbbe sì, però comunque vedete, no? La visione implicita nelle parole, cioè il fatto che venga fatta una distinzione tra una parte della natura e tutto il resto, sì, che poi è solo il resto che noi chiamiamo natura, ci siamo noi e c'è la natura, no? E questa è proprio come dire, la visione della natura umana a partire dalla quale poi si arriva all'idea che quindi noi seguiamo regole diverse, che quindi la natura ha bisogno di un equilibrio, rispetta forse anche senza rifletterci questo equilibrio, noi invece possiamo intervenire, possiamo modificare e se va male poi sistemiamo le cose, negando quindi la nostra, anche in questo caso, la nostra animalità. Ponendoci al di sopra della nostra animalità, negandola, finiamo al di sotto. Quindi perché vi ho fatto questo detour dentro le parole di Lovejoy di nuovo? Perché vedete come funziona il gioco, cioè ponendoci sopra di noi finiamo sotto, cioè appunto Lovejoy e Smith finiscono a dire la stessa cosa e quindi presentando da un lato l'accusa di Smith, siete dei virus, e dall'altra quello che c'è implicito, no? In quello che dice Lovejoy, che io interpreto appunto come un'autodivinizzazione dell'uomo o comunque un estrarsi dell'uomo al di fuori della natura, al di fuori dell'equilibrio del proprio ambiente, diciamo, di cui egli fa parte, abbiamo due immagini in teoria opposte che però finiscono per rinforzarsi a vicenda. Perché? Perché hanno la stessa conclusione. L'uomo distrugge e finisce anche per distruggere se stesso. O quantomeno per danneggiarsi, causa l'epidemia, crea le macchine, le intelligenze artificiali che poi gli fanno il mazzo nel film. Non siamo ancora riusciti a fare quello in realtà. Un mio caro amico e collega, molto famoso, Aristotele di Stagira, forse l'avete sentito nominare, lui ha un po' le sue fisse, insomma, bisogna portare pazienza, però ogni tanto ha delle fisse interessanti, cioè dice il buon Aristotele, dice nella politica che fuori dalla polis, cioè fuori dalla vita sociale, ci sono soltanto due cose, le bestie e gli dei. Quindi ci sono le creature non sociali, potremmo dire che stanno al di sotto, potremmo dire che stanno al di fuori, è la stessa cosa, cioè comunque diciamo non sociali, perlomeno non nel senso in cui lo sono gli esseri umani. E poi ci sono gli dèi, cioè ci sono quelle entità che stanno sopra, no? La socialità, sopra la città, sopra la città. Anche lì il mito greco ci mostra una società degli dèi, però è una socialità differente, no? E quindi il problema per Aristotele, potremmo dire, è quello di capire che cosa succede dentro la polis. Cioè, se l'essere umano non è una bestia, potremmo dire non fa parte, cioè è un pezzo specifico della natura, ok? Che si distingue perché ha una vita sociale di un certo tipo e non è neanche un dio, allora resta da capire qual è la differenza specifica dell'essere umano, ancora, qual è la sua natura.
Smith e Lovejoy, se li ho interpretati correttamente, ci fanno vedere che cosa succede quando, tra virgolette, l'uomo esce dalla polis e perde se stesso, perché pensa di essere un dio, in realtà diventa una bestia, ma in realtà diventa meno di una bestia. Cioè, nel senso, si abbassa, cercando di alzarsi, si abbassa di sotto del proprio livello. Quindi, il problema è capire che cosa succede dentro la città, qual è il modo di vivere nella città, che, interpretando Aristotele, per quello che stiamo discutendo questa sera, significa riuscire a vivere non da dei, non da virus, da esseri umani, e quindi trovare anche un equilibrio in mezzo a, diciamo, l'ambiente circostante e tutto quanto il resto. Aristotele direbbe: l'essere umano è un animale politico, sociale, oppure è un animale razionale, oppure è un animale linguistico, no? Queste sono tutte definizioni che Aristotele dà della natura umana. Che non vuol dire è solo questo, però è essenzialmente questo. Questa, no, è, si dice appunto, la differenza specifica diciamo, in una certa scuola di pensiero filosofico. Cioè, nel senso, la mia differenza mi distingue da altre creature che hanno differenze specifiche differenti. È sufficiente per noi dire che l'essere umano è linguistico, che l'essere umano è razionale, che l'essere umano è sociale. Bisognerebbe poi capire in che senso sociale, in che senso linguistico, in che senso razionale, eccetera, eccetera. Non lo so, sinceramente. È una domanda che vi lascio. Peraltro aggiungo sulla scorta di questo punto, che c'è secondo me una terza, no? Senz'altro un'altra tendenza nella nostra società che cerca anche questa di rispondere alla domanda sull'identità, dicendo l'essere umano non è altro che un animale, non è altro che un animale, no? Anche qui è sufficiente, può essere questa una terza via sufficiente per evitare gli estremi opposti che abbiamo visto in precedenza. Anche qui non lo so, o meglio, ho le mie idee, però non ve le voglio dire, nel senso, se la cosa interessa lo possiamo esplorare dopo nelle domande, però è una questione che voglio porre. E nello specifico voglio dire, non va molto di moda dire oggi l'essere umano è superiore agli altri animali, e forse è anche giusto che non vada più di moda dire una cosa del genere, proprio perché è quel genere di pensiero che poi ci porta dove siamo oggi. Però il rischio è di cadere nell'estremo opposto, anche in questo caso, cioè da un'immagine sproporzionata della natura umana a un'immagine ridotta, fondamentalmente, che anche questa magari non causa il Covid, però non è soddisfacente, secondo me. Cioè, questo è un punto che faccio un po' più fatica ad articolare, poi magari qualcuno mi aiuta nelle domande. Perché poi spesso è nelle domande che si fa la vera discussione. Cioè, nel senso, vi dico soltanto questa cosa e poi passo avanti. Noi discutiamo sul fatto che abbiamo causato il Covid, anche una cosa che leggevo di recente, il fatto che i pipistrelli da cui pare che il Covid sia uscito, per esempio, leggevo questa cosa che i pipistrelli in Nord America sono in difficoltà perché si è diffusa nella popolazione di pipistrelli del Nord America una sindrome che noi abbiamo diffuso e quindi stanno morendo, eccetera. Ecco, il pipistrello questo non lo può fare. Il pipistrello non può fare un convegno dove dice: mannaggia, avevamo il Covid, quello ha fatto il salto di specie, adesso è un macello. Perché non lo può fare? Non perché è imperfetto, perché è fatto in un modo che non fa queste cose. Noi siamo fatti in un modo in cui queste cose le facciamo. E questa è la pista su cui riflettere. E non è facile, perché quello che ho cercato di trasmettervi stasera è che è facile finire in un posto dove non vogliamo andare e comportarci di conseguenza. Ultimissima cosa. Volevo lasciarmi con un concetto preso da un intellettuale famosissimo, Umberto Eco, che ha scritto un sacco di cose e all'inizio degli anni 60 ha scritto questo libro, forse uno dei, beh,
non il più famoso sicuramente, però uno dei più famosi che ha scritto, un saggio, una raccolta di saggi che si chiama Opera Aperta. E il concetto è proprio quello che dà il titolo al libro, no? Ecco, la faccio molto breve. In quegli anni, dice, io ho osservato che, insomma, ci sono tutta una serie di prodotti culturali, nello specifico lui si concentra sulla musica e dice come appunto ci siano delle composizioni che composizioni musicali che sono scritte in un modo tale che l'ascoltatore deve finire la composizione fondamentalmente, cioè diventa partecipe del processo di composizione e non solo di ascolto. E queste, dice, sono delle opere aperte, cioè al contrario di un'opera chiusa dove viene consegnato, come dire, un pacchetto, no? Una visione, e tu o l'accetti o non lo accetti, ecco, l'opera aperta invece istituisce questo rapporto. Poi lui dice anche che le cose che vede nei primi anni 60 sono solo un esempio per sviluppare questo concetto, che in realtà dice molta arte, anche classica, è aperta in un certo senso, perché ha un, come dire, un rapporto pedagogico con chi ne fruisce, per cui ti porta piano piano a completarla, no? Però, perché vi ho raccontato questa cosa di Umberto Eco? Perché l'agente Smith ci fa vedere, tra le altre cose, proprio questo, cioè che noi siamo opere aperte. Noi siamo opere aperte, cioè siamo degli esseri, qualunque altra cosa siamo sicuramente degli esseri che possono elaborare se stessi in un modo abbastanza radicale, ma non in un modo completo. Cioè l'opera aperta è comunque un'opera, cioè tu la devi completare, però un input, una base c'è. C'è già la parte fatta. Se tu elimini anche quella base, ti sposti su un'altra opera, cioè diventa proprio un'altra cosa. Quindi, secondo me, questo è il punto dove vi voglio lasciare e da dove bisogna cominciare a ragionare. Cioè, l'accusa di Smith, voi siete un virus, non è un destino, anche se noi stiamo facendo di tutto per farlo diventare un destino, ma non è un destino. Perché l'essere umano ha questa capacità di progettare se stesso. Però, appunto, deve tener conto che è un'opera o un prodotto dell'evoluzione, quello che vi pare a voi. Cioè, il punto è che non è completamente a disposizione di se stesso. Può progettarsi, ma non si può progettare da zero. Cioè, è una casa che puoi ristrutturare, a cui puoi aggiungere delle cose, a cui le puoi togliere, però, come dire, le fondamenta, certe cose sono lì. La nostra animalità, potremmo dire, quantomeno, è lì. Quella può cambiare, però non è che la puoi eliminare, evidentemente. Evidentemente, però, anche lì, appunto, questa è un po' la mia tesi, c'è una tendenza nella nostra cultura che ci fa pensare che sia possibile fare questa cosa, con risultati, secondo me, nefasti sul lungo termine. E quindi finisco, questo abbiamo detto che era una cosa che voleva essere socratica e quindi non si finisce con un'affermazione, una conclusione, si finisce con un'altra domanda. Se siamo veramente un'opera aperta e vogliamo raccogliere la sfida di Smith, chiamiamola così, che cosa decideremo di essere? Questa è la prossima domanda. Ecco, sperando di non aver fatto solo un mucchio di confusione, termino qui. Grazie. Grazie Tommaso. E mentre ti reidrati, ti dico già che c'è Joshua che aveva una domanda e lo inviterei anche a farla di persona se ne ha voglia, altrimenti la leggo, dato che è qua in chiamata con noi, così iniziamo subito a discuterci un po' sopra. Oh, eccomi, così diventa anche un dialogo forse socratico, ma io e Tommaso possiamo andare avanti per giorni. Diciamo che la mia uscita quasi ex machina non era prevista, ma visto che Tommaso ha detto che delle cose che hanno toccato le mie corde, possiamo ora dialogare forse. Mi scuso Tommaso della carambata, che forse non ti aspettavi. No. Allora, io ho posto la domanda anche sotto il post di Facebook nel tentativo di vedere anche se poi magari qualcun altro vorrà rispondere lì sotto. Ricordo a tutte le persone che ci hanno seguito finora che è possibile in questo momento porre delle domande. La nostra Anita andrà a guardare sotto Facebook per vedere se qualcuno ne fa. E io ho la fortuna di poter dialogare direttamente con Tommaso.
scrivetevelo oppure candidatevi al direttivo e potrete anche approfittare di Come questi. benefit potete parlare con Tommaso. Esatto, come benefit parlare con Tommaso, il filosofo. Niente, alcune delle cose che tu hai detto, ovviamente a me fanno risuonare nella testa che forse quello che ci vorrebbe un po' anche forse per risolvere una situazione in cui comunque ci troviamo, che è quella di cui tu parlavi e che io in termini forse molto economici definirei un'economia di tipo lineare, cioè un'economia del estrai, utilizza, butta via, e quando invece, parlando sempre in termini economici, cosa che tu non hai fatto, ci vorrebbe forse un modello circolare, dove le cose rimangono in circolo, dove non c'è il concetto che io posso aggrappare, utilizzare e buttare via, ma che io una cosa ce l'ho sempre in mano. Quindi il suo utilizzo è costante, il suo rapporto, perché l'utilizzo alla fine è un rapporto, è un qualcosa di cui io non mi posso liberare. Noi ci illudiamo forse di poterci liberare della bustina di plastica che buttiamo via, quando questo è un rapporto, appunto, come dicevi tu, da un certo punto di vista malato, dove ci illudiamo che noi stiamo buttando via quella busta di plastica. In realtà il nostro rapporto con quella busta di plastica permane. Possiamo mandarla via, mandarla lontano in un paese del terzo mondo, in una discarica, però alla fine della fiera o noi o comunque i nostri discendenti se la ritroveranno tra le mani, quella busta di plastica. Quindi da un certo punto di vista, il quid forse di cui tu parli è propriamente un quid appunto morale, morale non nel senso buonista, di buoni sentimenti, ma morale nel senso che forse l'utilitarismo a breve termine non è funzionale. Io credo che ci sia poi una differenza tra l'utilitarismo a breve termine e l'utilitarismo a lungo termine. L'utilitarismo a lungo termine tiene ben in conto il fatto che noi siamo costantemente in rapporto col nostro ambiente, con gli altri, con gli animali, con gli oggetti, con la natura. Però senza entrare troppo in questo, io mi sono venuti in mente alcuni modelli economici di cui oggi si parla. La donut economy, per esempio, non so se hai avuto modo di sentirne parlare. Io vagamente, però mi pare un modello di economia circolare e anche di economia da un certo punto di vista che parte da dei precetti morali, anche l'attuale economia non parta da dei precetti morali, perché Adam Smith comunque aveva dei precetti morali da cui partiva, che forse potevano funzionare bene nella sua epoca, ora funzionano forse un po' meno bene con 7 miliardi di uomini, di esseri umani su questo pianeta, che diventeranno forse 10. Ci sono anche modelli come per esempio l'economia dell'astronauta, che concepiscono in qualche modo questo pianeta su cui noi viviamo come una navicella spaziale, e nelle navicelle spaziali, lo raccontava la Cristoforetti, loro quando appoggiano l'asciugamano sopra il termosifone spaziale è fatto per assorbire l'umidità dell'asciugamano che loro hanno utilizzato, rimetterlo in circolo, filtrarlo per riutilizzare quelle goccette d'acqua che vengono recuperate dall'asciugamano con cui loro si sono asciugati le mani. E per cui il concetto è che comunque noi siamo in una grande astronave, in questa grande astronave siamo appunto costantemente in rapporto con tutto ciò che esiste su questa astronave racchiusa dall'atmosfera. Un modello che, e questo è una divagazione, che c'è un personaggio che oggi mette fortemente in dubbio, che è Elon Musk, che forse è un altro prodotto culturale del nostro tempo, e lui dice: ma chi se ne frega, andiamo su Marte. Il Certo. modello dell'astronauta, sì, sei un astronauta finché non arrivi su Marte, ma dopo Marte ci sarà un altro pianeta, un altro ancora. Però lì rientriamo nel modello di Smith, dove sì, Sì. il virus. E questo mi fa ricordare un professore del nostro liceo, Luigi Marcuz, che un giorno, secondo me, lui guardava Matrix, o l'aveva visto, filosofo com'era, e un giorno ci ha detto: voi siete come una muffa. L'essere umano è come una muffa, riempirà tutti i muri finché non ci saranno più muri. Questo è un po' il concetto. Per cui,
appunto modelli forse come la donut economy, l'economia dell'astronauta, potrebbero essere delle vie d'uscita dalla situazione in cui l'uomo pensa di dominare su parti del nostro Umwelt. E mi piace il termine Umwelt perché significa proprio mondo attorno, mi dà proprio l'idea del mondo che ci abbraccia, no? Di questo tondo in cui noi siamo, che costantemente ci tiene attorniati e cui noi stiamo anche attaccati in una qualche maniera. Invece di pensare di dominare su singole parti di questo Umwelt, forse dovremmo concepirlo come un luogo di cura, perché ci conviene curarlo da un certo punto di vista, dall'altro punto di vista ne siamo inseriti, per cui se non curiamo ciò che ci sta attorno, cioè il nostro Umwelt, non stiamo curando nemmeno noi stessi, perché alla fine della fiera il boomerang fa il giro completo, certo. E ti arriva e ti becca direttamente. Certo, certo. E, peraltro io avevo sentito, visto che sei teologo, so che sicuramente ne saprai più di me, alcune interpretazioni anche della Genesi, e correggimi se poi sbaglio, sono che appunto l'uomo, questa è forse un'interpretazione New Age, per carità, non vorrei mai compiere dei reati religiosi, però che il nostro scopo, per chi crede naturalmente, ma forse anche per chi non crede e legge la Genesi o la Bibbia in generale come un grande libro di favole da cui forse si può imparare però qualcosa, come da tutti i libri di favole, che il nostro ruolo qui, dando il nome alle cose, cosa che il Signore ci chiede di fare, sia in realtà quello di saperle distinguere e di prendercene cura, perché noi quando diamo il nome a qualcosa entriamo direttamente in rapporto con lui, essendo noi homo linguisticus, e la nostra maniera di prenderci cura delle cose è in primis dare un nome alle cose. E una volta dategli un nome, sapergli dare uno spazio nel mondo e sapergli dare anche uno scopo, perché non nascondiamoci che dobbiamo dare uno scopo alle cose che ci stanno attorno. Insomma, ho detto tante cose, vedi un po' tu cosa vuoi farne, se vuoi farne qualcosa o se non vuoi farne. Molto, grazie, molti input, dei flash, perché sennò veramente poi stiamo qua fino a domani mattina alle 2. Parto dall'ultima cosa, che è un po' più il mio campo in realtà, però vabbè, veramente poco. Sì, cioè nel senso, allora, per una visione, se uno vuole impostare il discorso, come io poi faccio nella mia vita, insomma, anche nella mia professione di pastore, di studioso della Bibbia, cioè partendo da Genesi, la fotografia che ci viene offerta della creazione e quindi anche il tentativo di spiegare, no, che cosa è l'uomo e che cosa ci sta a fare, a che fare proprio con quello che dicevi tu. Sono due cose: Adamo che dà i nomi agli animali, e poi dopo la creazione di Eva c'è però l'imperativo di Dio di dire prendetevi cura del giardino in cui vi ho posti, no? Che poi diventa sfruttamento, cioè, quello teologicamente si direbbe l'effetto del peccato, però diciamo, prima che succeda il macello della mela, noi vediamo questi due aspetti della questione, cioè l'attività per mantenersi anche, perché Adamo ed Eva hanno bisogno di mangiare, per cui prendersi cura del giardino vuol dire anche tirarne fuori le potenzialità perché la vita umana sia possibile, insomma, vuol dire umanizzarlo. Quindi questo c'è e non è di per sé sbagliato, in una visione biblica almeno, però appunto la funzione primaria che viene data da Adamo, ma che trova completamente in Eva, perché poi Adamo facendo questo si rende conto che senza Eva è incompleto, non può stare, è proprio quella di dare nomi alle cose, che il nome nella cultura ebraica, ma in generale nella visione biblica, cioè un conto è il nome, un conto è il vero nome delle cose, cioè il nome che proprio tira fuori l'essenza della realtà creata, che è quello che fa Adamo lì. Quindi vedere la traccia di Dio nella creazione, la contemplazione del creato, che è anche studio scientifico, è anche fare poesia, e preghiera, no? È tutto quello che ci porta effettivamente a vedere quello che Dio ha fatto nel mondo e quindi a capire Dio anche. Quindi diciamo questi due aspetti, no? Contemplazione in un senso molto ampio del termine e attività sono le due cose che, come dire, Genesi ci prescrive per trovare noi stessi poi.
cioè trovare il mandato che Dio ci ha consegnato e quindi anche trovare noi stessi e trovare un equilibrio con tutte le creature di Dio, fondamentalmente. Quindi, diciamo, questa è un po' la... Se avessi dovuto fare una predica in chiesa su questo tema, anziché una conferenza filosofica, avrei detto qualcosa di questo tipo. Invece, rispetto alle cose che dicevi prima, molto interessanti. Io ovviamente non sono un economista, quindi non provo a dare valutazioni di questo tipo, perché finirei per dire delle cose ridicole. Però, diciamo, quel poco che so sull'argomento a me sembra interessante. Sicuramente, io credo che, ecco, che cosa c'è dietro, diciamo di nuovo sto ragionando, che cosa c'è dietro a quello che dice Elon Musk, al di là della sparata, vabbè, perché fa parte del personaggio, insomma. Però c'è un senso di ma chi se ne frega, cioè nel senso, ma chi se ne frega di questo pianeta, tanto costruiamo un razzo e andiamo su Alfa Centauri. Ma chi se ne frega della vita che stiamo facendo adesso? Cioè nel senso, io vedo molto questo anche, ma anche nella vita delle persone, adesso non mi metto a fare esempi, ma io lo vedo anche spesso nelle persone con cui ho a che fare nella mia vita quotidiana, non so se sia solo la mia impressione, magari solo la mia impressione, però c'è proprio un deprezzamento di noi stessi, cioè, e quindi abbiamo bisogno di buone idee, e soprattutto abbiamo bisogno di buone metafore, cioè nel senso le immagini valgono più dei modelli, secondo me, che le immagini trasmettono. Cioè poi uno dice sì, però è il modello economico che ti salva la pelle, sicuramente, cioè dopo devi mettere in pratica, vedevano messe in pratica. Però abbiamo veramente, cioè noi soffriamo, ripeto, almeno nello spazio sociale in cui io ho vissuto, poi non so il resto del mondo come si è messo, però noi soffriamo una grave crisi di immaginazione. Cioè, aveva ragione Mark Fisher, no? Filosofo marxista, che diceva è diventato più facile immaginare la fine del mondo che la fine del capitalismo. Che uno, anche se non è anticapitalista, può crederci in questa cosa. Cioè, nel senso che è veramente più facile fare un film come Matrix in cui il mondo finisce, piuttosto che effettivamente cambiare il mondo ed evitare che ci sia il Covid. E questo secondo me ha a che fare con il fatto che abbiamo un'immaginazione molto povera in questo momento. Non riusciamo a pensare di vivere in modo diverso, o non riusciamo a farlo come società. C'è chi ci prova. E io poi fondamentalmente sono ottimista, cioè nel senso, credo che sicuramente adesso viviamo le conseguenze di quello che è successo ieri, ma di quello che è successo per decenni, e continueremo a vivere in queste conseguenze per un bel po', perché non è che domani dici ah, cambiamo modello industriale, cambiamo tutto così. Cioè, di nuovo, è l'illusione di potersi staccare dai ritmi della realtà, che è solo questo, un'illusione, diciamo. Però non vuol dire che non possiamo cambiare, insomma, questo è un po' il succo. E quindi ben venga chi prova ad allargare lo spazio della nostra immaginazione. È quello che cercava di fare Socrate. Cioè, poi magari noi non ci arriviamo, no, alla risposta che volevamo trovare, però ci possiamo avvicinare, e questo fa già una grossa differenza, perché vuol dire che ci siamo allontanati da dove stavamo prima e abbiamo cominciato anche a vivere in modo diverso comunque. Grazie, grazie Tommaso. Poi riprenderemo il discorso alla prossima. Ah sì, no, guarda, anche perché a questo punto io mi sono messo a guardare anche le traduzioni di Genesi oltretutto, e mi chiedo quale sia l'ebraico originale di Domini. Sui pesci del mare, sugli uccelli del cielo, sul bestiame, su tutte le bestie selvatiche, su tutti i rettili che strisciano sulla terra. Genesi 1, 26, 31. Ma la risposta, lampo che ti do, ma poi la riprenderemo di persona, è che domini vuol dire domini, però bisogna capire che qual è il modello di dominazione che la Bibbia propone. Sì, appunto, bisognerebbe capire che cosa significasse davvero l'ebraico nell'epoca in cui è stata scritta Genesi, perché è sempre questo poi il gioco. Per chi davvero fa filologia e non semplicemente legge così traduzioni di uomini culturalmente molto diversi da certo. Quelli che hanno scritto le parole, che appunto qualcuno ritiene libro sacro, qualcuno ritiene libro forse sapienziale, ecco, io non mi permetto di non ritenere la Bibbia meno di un libro di sapienza
di uomini, per cui questo è un grande punto. Io appunto lascerei ad Anita la gestione degli ultimi minuti. Ringrazio tutti e tutte, anche da parte mia, visto che sono apparso. A questo punto ricompaio e riprendo il mio ruolo di regia dopo aver aggiunto carne al fuoco di una conferenza già molto piena di concetti, forse astratti, ma che vogliono anche essere molto concreti. Grazie, buona serata. Sono io che vi ringrazio, ragazzi, anche da parte del nostro pubblico. Io rimarrei ad ascoltarvi, a parlare con voi ancora a lungo e sono sicura che anche il nostro pubblico farebbe lo stesso, ma ormai siamo collegati da un bel po', quindi è il momento di salutarci. Prima di farlo, ricordo a tutti che la settimana prossima ci sarà l'ultimo evento del ciclo Respirare Aviano. Trovate il link sotto al post di Facebook, se ci state seguendo da Facebook, e trovate l'evento anche sulla nostra pagina. Se volete saperne di più sulle cure, sulle nostre attività, sulle cose che ci piacciono, le cose di cui ci occupiamo, basta cercare il nostro sito su internet oppure seguirci sui nostri social, siamo su Instagram, su Telegram, su Facebook e soprattutto per rimanere aggiornati su tutti i nostri eventi, iscrivetevi alla nostra newsletter. Per fare questo basta appunto visitare il nostro sito. Ringrazio ancora a tutti e tutte per averci seguito e ci vediamo la prossima settimana. Grazie ancora anche a Tommaso che questa sera ci ha tenuto compagnia e ci ha anche introdotto, diciamo, un argomento non proprio semplicissimo, ma secondo me è centrale anche per i nostri tempi. Grazie, buona Grazie serata a Tommaso e tutti e ciao a tutti. tutte.